Dopo ben quasi 4 mesi di farming, finalmente ho raccolto ben 10 monete Niambo. La slot Niambo è pronta. Facciamo una multi-summon con le monete Niambo. Ma prima... Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo evento di Yo-Kai Watch Puni Puni. Finalmente, dopo svariati mesi di attesa ed eventi più o meno godibili, finalmente è tornato un evento dove si farma. A diritto, qualsiasi livello giochi, si farmano dei punti. Oh, finalmente era ora che tornasse un evento davvero farmabile. So che l'ho detto che era un evento farmabile anche quello dei Budokai, del torneo Budokai, ma questo è davvero farmabile, amici miei. Questo davvero si farma come non ci fosse un domani. Molto più facilmente degli altri. Però abbiamo anche i collezionabili compaiono molto spesso durante gli eventi, quindi è una cosa in più, che comunque non rendono più difficile posizionare i puntatori di una certa applicazione per farmare senza essere attaccati al dispositivo con il quale si gioca Yo-Kai Watch. Non ho fatto nessuna multi e voglio iniziare proprio con la multi delle monete Niambo. Tra l'altro ci danno anche una bevanda frizzante per raddoppiare i punti che facciamo durante l'evento. Quindi quando prendi per esempio 5 punti Yo-Kai, se hai la bevanda frizzante attiva per mezz'ora ne ricevi 10. Quindi andiamo con queste 10 multi delle Niambo. Mamma mia quanto ho farmato, quanto ho aspettato. Dai, deve esserci qualcosa di bello, dai. Me le voglio godere tutte una per una. Questa è nuova. Le Niambo non ne ho mai slottate molte. Quindi... Ui, vabbè, Shadowside, SS. Potrebbe uscire anche un tripla Z, se non ho visto male. Qualcuno ha postato uno ZZ, detto dalla Niambo. Ma, vediamo. Bene o male tutte quante nuove, perché... Ho detto... Ah, Kirakoma Santa, vabbè. Quindi è l'evento di Natale. Di quando è sto evento? Però è vecchiotto, se non sbaglio. Ma che fregatura. Eccolo, questo è nuovo. Sento qualcosa di buono. Oh, lui per un evento era buono. Carino. Vabbè, più che altro qui i Nyan sono bene o male tutti quanti carini. Bene o male. Alcuni meno. Però. Ah! DS Enchanto. Ah! Deep Space Enchanto. Questo. Yo-Kai Watch Gakuen. Ah, ma l'anime questo. Non è il gioco. Questo è l'anime però. Perché incontri del tipo N. Quelli sono dell'anime. Ah, Emma SS ce l'avevo. Emma risvegliato. Ok. Che... Ah, uno è risvegliato ma sono diversi, ok. Vabbè, più che altro Poggers per i 2Z. Più che altro è Nyan che mi piace. Rai Ikari Bushi Nyan. Dovrebbe... Rai Ikari. Oddio, non sono sicuro del secondo simbolo. Però dovrebbe essere Ikari. Se non sbaglio, cioè luce. Però, ho preso la sprite, insomma. Quella dovrebbe essere tipo sprite. Andiamo a fare ora invece qualche multi per l'evento. Non ho idea però di quali yokai ci siano nell'evento. Mi affido ovviamente a Yo-Kai Watch e Spagna. Possiamo trovare... Nevaria? Mi pare di aver capito. Sì, dovremmo poter trovare Nevaria anche. Ok. Nulla. Andiamo con... Qui ragazzi oggi una decina penso che le faccio, a meno che non trovo tutto quanto prima. Tutto quanto, tutto quello che voglio trovare prima. Perché dato che si farma, eccolo qua, eccolo qua. Potrebbe essere Usapion. Galvano dovrebbe essere. Galpion, vabbè, sì, ovviamente fa Galvano. No. Sì, spaccacuore è l'oggetto, non lo yokai. Chi è questo? Mote Monet. Ah, pittore! Monet! Certo. Sì, potevo leggerlo invece che vederlo qui, ma vabbè, uguale. Ah, ma siamo tipo... Quel periodo lì. Ho capito. Va bene. Ah.
Capitavere, quindi al massimo. Si chiama Capitavere lui, vero? Se non ricordo male. Mica male davvero. Lui che fa? Aumenta i punti quando vai a rubare. Perfetto. E riduce e aumenta il danno contro Nevaria. Nevaria Dark. Sì, Giovanna Darko sarebbe, vabbè. Però... perché lei... Ma lei si trova nei punti. Lei si trova nella slot. Boh, non capisco. Forse c'è un livello suo che non mi ricordo. Non l'ho visto. Boh, strano. Tutto l'ho giocato l'evento. Beh, eccola. Precisamente. Però, boh. Non lo so. Fubun. Giovanna. Joan. Sì, perché è inglese. Giapponesi, tutti particolari. Oh, questo chi è? Ah, tipo Fudo mio, però particolare. Possiamo trovare Maria Antonietta, che è un rango Z. Ta? Ehi? Ah no, Monet. Vabbè, va bene uguale, dai. Almeno fa Energy Max di più. Ah, sto tripla S, questo pure è dell'evento. King Nyarthur. Lui è Doki Dore. Tensio Vaso, se non sbaglio, sì. E fa più danno negli scenari nascosti, nei livelli nascosti. Alcuni livelli nascosti sono un po' rotti in questo evento, sono un po' particolari. Questo invece è sempre dell'anime di Yokai Watch Gakuen. Ah, tra l'altro, se non sapete come prendere le Niambo che ci sono ora, perché ci sono ben due Niambo, quella dell'evento che, vabbè, c'è ogni evento, praticamente battete il primo livello, battete il livello 13, battete il livello 28, battete lo scenario occulto che si trova nella seconda mappa, il primo scenario occulto, e poi vi dico anche come si aprono tutti quanti gli scenari occulti, battete Vela Nera al livello 45 e giocate l'attacco al punteggio. Per gli scenari occulti fate nel livello 11 una combo di 10 yokai o più, nel livello 21 unite 20 yokai in una volta sola, nel livello 29 fate 700.000 punti o più, nel livello 40 create uno yokai di dimensione 30, poi nel livello 45 sconfiggi il livello. Inoltre ci sono varie missioni che coinvolgono gli yokai che si trovano dentro la slot, ma supera la fase, supera il livello di questi yokai più difficili. Non penso che farò queste missioni, perché sono davvero difficili alcune. Le stelle però penso che le completerò tutte se danno dei buoni punti, altrimenti no. Perché a volte capita che nell'evento ti danno o tanti punti le stelle o non te ne danno nessuno. Comunque sia, faccio un'ultima slottata e vediamo se mi capita. No, non dovrebbe capitarmi altro, solo Maria Antonietta potrebbe capitare e... oddio, com'era che si chiama lui in italiano? Non mi ricordo. Però è il cane di ghiaccio, praticamente. Gelocoda? No, Gelocoda è la volpe. No. Non mi ricordo proprio. Eccolo, è lui. Non mi ricordo il suo nome, però. Lui è Cold Garrick Chopin. Sì, grazie. Mancherebbe solo Maria Antonietta. Penso che... Ah, un nuovo SS. Ah, forte questo. Penso che ne farò giusto un'altra per vedere se proprio... riesco a trovare tutto. Ah, ce n'è uno nascosto però. Vediamo intanto qui chi ho trovato. Maria Antonietta, a posto, l'ho trovati tutti. Sono soddisfatto. Per me le slottate possono concludersi qui. Ora, secondo me questo qui è un mid-event. Merapoleon. Effetto durante l'evento sconosciuto. È un evento appunto, è un mid-event, sì, quindi a metà evento esce lui. Abilità ti fa recuperare punti salute. Ah. E fa uscire puni più grandi, i suoi. Ok. Inflate Popper, quindi ti gonfia gli yokai amici. È un doppia Z, esce a metà evento. Vabbè, meglio di niente. Più che altro usa Pion, che è Galvano. Galpion. È nella fase impossibile, quindi non lo prendo. Non è della slot. Sapete cosa? Oh, ci metto lui, mi piace, Tribù Audace è qua la mia preferita, quindi ci sta. Vediamo un po' quali missioni ho completato per il momento. Sì, amico mio,
Sì. Un'altra cosa, la Niambo, la seconda Niambo che si prende non con l'evento ma con le missioni extra, se ancora non l'avete fatte, sono sempre le stesse. Manda 30 spiriti agli amici, sconfiggi vela nera normale, quella che si trova nella seconda mappa, vai 30 volte in modalità delirio, fever time, realizza 60 sfere bonus e gioca all'attacco al punteggio. Sono sempre queste 5 missioni ripetute ogni volta. Almeno è così da un anno o due a questa parte. È successo che chiedessero di sconfiggere Termaiale oppure di fare 150 Energimax, ma diverso tempo fa. Da un anno mi pare che siano sempre le stesse, quindi tranquilli. Ad ogni modo il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate ovviamente i link per Instagram e Telegram e anche a Yo-Kai Watch e Spagna. Se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino che tanto è gratis e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!